Tutto inizia da questa finestra. Nel 1832 un contadino di Castel San Vincenzo cadde accidentalmente per un cedimento del terreno e individuò un ambiente sotterraneo completamente affrescato. È quello che oggi conosciamo come la cripta di Epifanio. Da lì partirono le ricerche che portarono pian piano alla scoperta dell'area archeologica di San Vincenzo al Volturno, finora ciò che è possibile visitare solo un quinto dell'area originaria. Le vicende del monastero sono state raccontate nel Chronicon Volturnense, un codice miniato redatto nel 1130 da un monaco di nome Giovanni. La fondazione risalirebbe all'inizio dell'VIII secolo ad opera di tre nobili beneventani, Paldo, Taso e Tato, alla ricerca di un luogo in cui dedicarsi alla vita ascetica. Si ipotizza che questa sia stata la prima costruzione. Sotto di essa il vero gioiello dell'intera area, la cripta, un piccolo ambiente a croce greca con volti a botte realizzate insieme alla ristrutturazione della chiesa sovrastante. Prende il nome dall'abate Epifanio che guidò il monastero tra l'824 e l'842. Un ciclo di affreschi arrivati sino a noi in buono stato di conservazione rappresenta la più importante testimonianza della pittura altomedievale con episodi biblici e scene della vita di Cristo. Immagini dal valore simbolico utili all'educazione morale e religiosa dei fedeli. In questo dipinto, che rappresenta la crocifissione di Cristo, si vede inginocchiato un monaco. Si tratta proprio dell'abate Epifanio. La conferma arriva dall'iscrizione accanto all'immagine. Il capo è incorniciato da una struttura rettangolare, il nimbo. Nelle regole della pittura medievale attesta che Epifanio era in vita al momento della realizzazione del suo ritratto e gli studiosi pensano che sia stato proprio lui a fare seguire il ciclo di affreschi. Sulla parete opposta la raffigurazione del martirio dei primi santi, tra cui Lorenzo e Stefano. Il volto è sereno perché sanno che il Signore non li abbandonerà, infatti nella nicchia di fronte si vedono trionfanti accanto a Gesù. Il mistero della verginità è richiamato con la Natività, le levatrici Salome e Zelomi, che rinviano probabilmente a Vangeli apocrifi e all'Annunciazione. Particolare in questo affresco è l'angelo diviso materialmente dalla Madonna da una finestra che secondo i critici doveva avere un significato proprio all'interno del dipinto. Sotto i resti di una tomba. I critici si dividono sull'appartenenza. Potrebbe essere stato sepolto lo stesso abate Epifanio, ma per alcuni studiosi, viste le dimensioni, potrebbe appartenere a un giovane, un personaggio esterno alla comunità, ma strettamente legato all'abbazia, forse di una famiglia nobile. La tomba si trova di fronte agli affreschi dei quattro arcangeli, al centro Gesù, anch'esso un angelo. La collocazione non è casuale, è di fronte la tomba nell'atto di giudicare. Il Dio che giudica l'uomo nel trapasso dalla vita alla morte. Volti e immagini rimandano all'arte bizantina, come nel caso di questa Madonna raffigurata con un turbante. Non è l'unico esempio, è possibile che a realizzare i dipinti siano state maestranze provenienti dall'Oriente. Mentre dalla parte opposta nell'abbazia abbiamo visto le gigantografie, qui oggi abbiamo visto la realtà, i veri affreschi, per cui siamo rimasti veramente sorpresi da questa cosa, e sicuramente sarà motivo anche di parlarne con amici per cercare di farli venire a scoprire queste belle realtà. È una chicca che va sicuramente valorizzata. Diciamo, i miei studi mi hanno portato un pochino a conoscere questa zona, perché io sono laureata in archeologia. Storie, immagini, allegorie si fondono in un piccolo ma prezioso scrigno. È una chicca che va sicuramente valorizzata. Diciamo, i miei studi mi hanno portato un pochino a conoscere questa zona, perché io sono laureata in archeologia. Storie, immagini, allegorie si fondono in un piccolo ma prezioso scrigno.